L'Atalanta per riprendere il filo del discorso interrotto a Torino, l'Udinese per ripartire da quello splendido gol di Danilo che abbiamo ancora negli occhi e per trovare la famosa continuità dallo stadio Atleti Azzurri d'Italia. Un saluto da Stefano Giovanpietro. Marco Canciani. Penso che quest'anno sarà ancora forse più difficile perché è allenata da Gigi Del Neri, che è un allenatore che ho avuto la fortuna di avere. Gomez ancora sullo scambio con Petagna, Carnezis. Kurtic, Carnezis, Caldara, Carnezis! Miracoloso qua direi. Torna il pallone a Spinazzola, Kurtic traversa. Posso dire che erano importanti, però hanno aiutato la squadra a fare tre punti d'oro. Gomez sul secondo palo, dove c'è Conti? Carnezis, ancora una volta lui, pazzesco. Parte Gomez, Gagliardini, buca l'intervento, poi Petagna, Danilo sulla linea, Danilo da solo contro tutti, Duvan che poi viene anticipato in qualche modo, ancora Zapata, diventa buona per Terò. Terò, Zapata, 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 l'Udinese è in vantaggio, il calcio è strano, il calcio è uno sport bellissimo, vallo a dire adesso ai tifosi dell'Atalanta, ma ci godiamo il vantaggio di Zapata, l'Udinese è in vantaggio di Riffa o di Raffa. Incredibile Stefano, ma questo se l'è cercato lui questo gol. Il calcio è strano Marco. Kurtic, il pareggio immediato dell'Atalanta che ha battuto velocemente, ha trovato il gol del pareggio proprio con Yasmin Kurtic, che indica l'orologio come per dire ci ho messo soltanto un minuto della ripresa purtroppo a fare gol. Io penso che il pareggio poteva stare anche bene a tante squadre da Bergamo. Alla fine abbiamo vinto, che è più importante di tutto. Allargata verso il Papu Gomez, che Di Mancino cerca Gagliardini, c'è Conti sul secondo palo che per fortuna tiene fede a quella che è una sua grave mancanza, quella di finalizzare. Chessi sbaglia, Fofana, ancora Conti, tiro rabberciato, Widmer no, Carnezis. La palla viene regalata a Perizza, Perizza esterno della rete. Però vai Udinese, vai Cyril, la palla allargata verso Fofana che da lì può anche sparare il destro a giro, Fofana, 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 una sentenza in trasferta, una sentenza, secco Fofana, il tiro a giro, Udinese di nuovo in vantaggio. Andiamo con la scala a togliere la ragnatela con Fofana qua Stefano, dove l'ha messa? Che roba, che gol, Seco Fofana, minuto 72, stropicciamoci gli occhi. È veramente un capolavoro. Ha una capacità di dargli il giro da fermo, palla che da un bacino alla traversa e finisce la sua corsa in rete. Seco Fofana. Masiello, Carnezis, riparte l'Udinese con Iacto che fa correre Fofana, 3 contro 1 dell'Udinese, Fofana, Fofana, serve Terò, Terò è solo, davanti a Sportiello, Terò! Terò! 3 a 1 dell'Udinese, la rete di Cyril Terò che porta questi 3 punti sulla strada verso Udine, contropiede, fulminio, micidiale. L'Udinese vince 3-1 contro l'Atalanta con una prova di tanta sofferenza, di carattere.